Ci sono alcune cose impossibili da fare per tante persone, quelle cose che all'elementare ci provavi, magari le leggevi. Dove le leggevi tu alle elementari? Me le dicevano Chi? i miei amici. I tuoi amici? Quindi avevi qualche amico alle All'elementare elementari? sì. Alle elementari avevi amici, Sì, perché? Correvi veloce? molto. Era quello, era quello. Era Ero il quello. più veloce. Eri il più veloce? Più se non secondo. Io Cioè, non ogni sono tanto mai stato. arrivava Nicola. Nicola era il più veloce. Nicola è Nicola. un nome da Sì, veloce. sì, sì. E quindi? Quindi cominciamo. Ci sono questa. Capiamo. Ti farò una lista di cose e proveremo a farle. Vediamo se sei capace. Io la maggior parte di queste non le so fare. C'ha le Perché. scimmiette Cioè, da intrattenimento da oggi. circo. Ok. Giullari. Siamo i Vai. giullari. Ok. Questo è quello che facciamo oggi, quello che faccio in ogni puntata. Il punto è che io non Le farò cose da niente. scemo. Sì, da scemi. Il punto è che io non farò niente, non so fare niente. Ci ho già provato, È ovviamente, a vero, fare ma queste tu le cose. sai, le hai scritte. Sono il Io. narratore onnisciente. Non lo dico che lui non lo taglia. Muovere le narici. Riesco. Riesci? Fammi Sì. vedere. Non Che sapevi? Non forte! sapevi? Ho No! Io non ce la faccio. bisogno di uno specchio Io qua. non ce la faccio. Aspetta. Riesci a farlo anche tenendoti la bocca così? Con un'altra mano? No, è un fenomeno! È un fenomeno! È un fenomeno! È perché Davvero? quello è il test per vedere se stai muovendo veramente le narici o se muovi la bocca e usi i muscoli della bocca per muovere le narici. No, no, ma io oggi ci ho provato mezz'oretta. Non Davvero? riesco. Non mi si muovono le narici. Cioè, se tu devi respirare. Un po' ti si muove qua. Però poco, sebbene io abbia delle Ok. narici veramente importanti. Molto importante. Allora lo farò per tutto il video. Anche mentre Circa parlo. il Guarda, 30% anche delle mentre persone parlo riesce a riesco a fare questa farlo. cosa. Sì, esatto. Io sono tra uno e tre. Fai parte di questo terzo della popolazione mondiale. Cosa ridi? Sì. Ti No, mi fai sono. ridere da solo mentre muovi le narici, ti No. rendi conto? No, no, no. Vai. Fai parte circa di questo terzo della popolazione mondiale con questo Ma fai un tentativo, dono. scusa. Ma perché muovete tutti e due la. Fai? Non senti il muscolo? Secondo me Non lo sento. dovresti tipo. Allenarlo in palestra. Tu fai anche narici in palestra. No? Petto, schiena, narici, lunedì. Bravo! Andiamo avanti. Fare un trifoglio con la lingua. Hai presente? Ma ho bisogno di uno Tu specchio per riesci a fare queste capire. cose? No, No, non puoi. no, Hai questo no, presente il questo no, trifoglio con la questo lingua? Non saprà fare il trifoglio. Ma cosa sa fare Gioele con sta lingua? So allargarla e stringerla a Vabbè, comando. quello anch'io penso sia una funzione basica Prova. del corpo umano. Esatto, ma perché sennò Circa non mi il vedo? 15% delle persone riesce a fare questa cosa. Tu non ce l'hai quell'amico che sa farlo? Sì, ne ho, ma poi tipo poi ci sono quelli più fighi che lo fanno con più ondine. Vabbè, Cioè un che lingue trifoglio. hanno? 5, cioè l'ho visto anche la 5. Quante lingue hai visto, Gioele? Tante, cioè le persone, sai quando questi discorsi vengono fuori al bar, al tavolino, e quando lo fai in mezzo gente è molto cringe. Lo so io cosa fai al bar con le lingue, te. Come faccio il bar? Dai, ci siamo capiti. Chi ha lingue per intendere, lingue. Che detto era questo? Il mio Vabbè, preferito. questo è. Chi ha lingua per intendere, lingui. Il mio detto preferito, da sempre, lo dico ogni giorno. Mi sta facendo il lavaggio del cervello. Chi ha. Ricky è presente. Chi ha lingua per intendere, lingui. Dai. Non ha presente, Ricky. Muovere le orecchie. No. Questo tu lo fai il mercoledì, spalle orecchie. No. No, non riesco. No. E infatti qui solo il 15% delle persone riesce a fare questa cosa, ma ti do un dato in più. A differenza delle narici, questa è una cosa che si può imparare. Cioè, questa è Sì. una cosa Ah, che. le narici no? Ce l'hai o non ce l'hai? Ci sono alcune No. di queste cose, due in particolare, che si possono imparare, e una di queste è il muovere le orecchie. Prova. Tu devi guardarti per forza mentre lo fai. Sì, 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 Perché? sì. Mi guardo, farà, mi guardo tutto il giorno quando sono in palestra. Mi Piace guardo e guardarti. basta. Sì. Chi è che non piacerebbe guardarsi quando. Quando sei fatto così, ti guardi. Quando È sei guardato lì, ti naturale. guardi, vedi uno specchio. È regolare. Caspita, se ti guardi. Va Quindi non bene. riesci a muovere le Tu? orecchie? Vabbè, Fran, inutile che sto anche qua a provarci. Cioè, non Come saprei, non saprei esatto. quale tipo di sforzo fisico devo fare per muovere le orecchie. Ti immagini che magari scopri che facendo le flessioni o piegamenti. Esatto, che Ti viene a cazzo? muovere tutto, muovi tutto ma non Tutto. le orecchie. A me viene a muovere questa zona Ho qua. visto che tipo che deglutisci, ti viene a deglutire. Perché qua poi magari mi si avvicinano al movimento. No, non va, non va, non va. Toccarsi il naso con la lingua. È No, ho la lingua corta. un bel naso. Profilo. Cosa fa Gioele con questo nasino? Ma ho Dove scoperto. va Gioele con questo nasino? Questa Ma devo smetterla, puntata devo smetterla. è. Questa Basta, puntata basta, è basta. Gioele che fa cose. lo so, perché sono parti del Cos'è, cos'è, corpo. cosa? Cose? A caso. Tu non riesci a toccare. Io forse un po' sì. Cioè, non la punta forse no, ma. Ah, minchia! Ma che roba! Io ho una bella lingua. Guarda, è tutto bagnato! Sì. That's what she said.
Io qua proprio no, non l'ha detto. Io c'ho il pezzo. È la lingua. Puoi asciugarti sta parte di labbra per cortesia? Io sì, perché c'ho il filo conduttore che mi lascia poco spazio alla lingua. Cioè, la parte senza filo è tipo così, quindi cioè, vedi. Lingua corta, ma sappiamo che anche nel caso della lingua non sono le dimensioni che contano, ma come la usi. E ti dico un'altra cosa riguardo alla lingua. Ah, questa solo il 10% delle persone riesce a farlo. È molto divertente questo. Cioè, questo è molto party trick. Toccarsi la lingua con... No. Cosa? No. Vuoi cercare di indovinare quanto toccarsi la lingua, hai detto, no, riprova. Toccarsi il naso con la Bravissimo. Lingua. Sì, voglio divertente. Cercare di indovinare. Ok. Sì, è molto divertente. Vai, facciamo due conversazioni. C'è gente che riesce a sputare da sotto, dove tu hai detto... Sì, riesco. Non a comando, ma riesco. No, prova. E quando mangi cracker mi succede? Così riesco. Cioè, mi dovrei mettere allo specchio di nuovo e imparare, ma riesco. Per favore, clippate Gioele che fa cose con la lingua. No. Potete crearci delle fanpage su TikTok e Instagram, per piacere, dove fate i montaggi di noi due, tipo con la scritta POV, quando, cosa. Potete farlo, per piacere, grazie. Prego. Alzare un solo sopracciglio. Ce la fai? Non si vedono le mie sopracciglia. Sto facendo? fallo guardando in camera. L'ho già fatto. No, non ha funzionato. No. Tu? No, Ricky, spostati un po' verso di là. Okay. Fammi vedere. Tipo... Mi sembri... Cioè, dovrei... The Rock, devo fare The Rock. Cioè, io sì. Mi immagino The Rock quando faccio... Cioè, vedi, dovrei tenere uno basso e uno alto. Lo sapevo fare, io so fare questa cosa. No, non riesco più perché sarei dentro. Deve essere mega serio. Scusa, quante persone riescono a fare questa cosa? 8%. 25. E questa è l'altra delle cose che puoi imparare, volendo. Sì, e io infatti questa cosa delle ondine delle sopracciglia l'avevo imparata... Guardate come... Perché ogni cosa che tiri fuori io c'ho un aneddoto da scemo, che tu mi dirai, sei scemo. Hai detto tu, C'ero io all'elementare che vedevo il trend dove facevano tipo i balli con le sopracciglia. Esistevano i trend all'elementare quando tu andavi all'elementare? Esistevano i trend, YouTube, ma quanto c'era piccolo Vine, sei? C'era Vine. C'era Vine quando tu eri all'elementari. Ricky, ma quanto vecchi siamo? Ma che vecchi, fra, c'era anche quando c'eri tu, No. Avevo 3 anni di fine. All'elementari non c'era Vine, da me. Fra, no, quando andavi all'elementari non esistevano neanche gli forse smartphone. Media, cioè... Medie. Quando era Vine? 2016, 15? Nel 2016 ero le superiori. E io ero alle medie. In terza. Bravo te, io ero alle medie. E quindi c'erano questi video su YouTube dove la gente faceva i balletti con le sopracciglia. E io volevo imparare. E io mi ero messo, insomma, anche una buona settimana, così, con un dito fermo e l'altro che muoveva. E cercavo hai di fatto, isolare. Hai fatto sopracciglia il sabato pomeriggio? Sì, sopracciglia. Bravo, dopo la carbonara. E qui arriviamo al clou. Leccarsi il gomito. Non riesco a grattarmi la schiena da quanti muscoli ho. Secondo te riesco a toccarmi il leccarmi il gomito? Non riesco a toccarmi la spalla. Ma quello nessuno, col palmo nessuno. Beh, tu riesci, io no. No, col palmo no. Ma no, col... Aia, mi viene un crampo. Io non... Beh. Momento sexy di Thomas. Secondo te quanta gente riesce a fare questo? 5. 1. 1%. Cioè, se conosci qualcuno che riesce a fare questo tipo di cosa, stai conoscendo un caso veramente raro. Basta. L'1%. Io la mia futura donna voglio che sia nel top 1%. E non importa come, va bene anche se si sa leccare il gomito. Non la puoi imparare questa cosa, è puramente genetica. Eh sì, di proporzioni. Se, ma quando hai un bicipite come quello... Già. Piegare il piede... Tipo, io non lo so fare, però c'è gente che riesce a piegare la pianta del piede, a incurvarla molto. Tu spieghi solo le dita. C'è gente che riesce a piegare, e facciamo vedere questi piedini, la piedini. Pianta. Che fette, eh? 46. Come me? Due bei piedoni. Sì, 4, perché siamo in 2. Ognuno di 2 ha 2 piedi, quindi 4 bei piedoni. E quindi riesce a piegare la pianta del piede? Solo quanto? 5. 8% della popolazione. Dai, prima ho detto 8, volevo dire 8. Ed è una cosa che in realtà i nostri antenati sapevano fare. Era utile per arrampicarsi sugli alberi. Ma va, davvero? A te che piace arrampicarti? Esatto. Pensavo che lo sapessi fare. Poi è andata persa con l'evoluzione. Sai che alcuni tratti vengono persi. Tra l'altro mi ha detto una cosa, Faes, sta cosa. Assurda, perché Faes sa tutto. Che le persone che non riescono a dormire la notte... Cioè ci sono persone che sono predisposte a stare sveglie la notte e svegliarsi... tardi, andare a letto tipo di mattina, hai presente? Ma perché? Ma è finta questa piantina poi, no? Tu parla, è una fiata. È finta, è di plastica.
ci sono persone che sono predisposte a... mi mandi un momento di informazione. Momento informazione di Thomas. Esistono persone che naturalmente sono predisposte a svegliarsi molto tardi e andare a letto molto tardi, quindi rimanere svegli la notte, non importa quanto sono stanche la sera, tendono ad addormentarsi molto molto tardi, anche alle 5 di mattina, per poi svegliarsi altrettanto tardi, magari a mezzogiorno all'una. Si pensa che gli antenati di queste persone avessero, cioè che siano persone che hanno un gene che avevano una volta gli uomini della preistoria che dovevano rimanere svegli di notte. Perché in un accampamento c'è gente che deve rimanere sveglia di notte. Quindi se non riesci a dormire la notte, potresti avere un antenato che era... lo scemo che doveva stare... No, ma non è lo scemo. Me lo dice raccarezzando una piantina finta. Lo scemo mi dice... Tu stai dando dello scemo alla persona che salvava la vita del villaggio di notte mentre accarezza una pianta finta. Che figo. Chi? Tu? No, il tipo. Stai guardando sullo riflesso delle foglie finte di plastica? Foglie di plastica. Beh, in ogni caso, tutti questi avevano rotte. I piedi che si piegavano, perché potevano arrampicarsi sugli alberi. Aspetta, oltre al il momento di informazione l'ho capito, quindi quelli che sapevano piegare erano quelli che stavano svegli di notte? Tutti, no, tutti. Ci trova niente. Niente. Va bene. Farsi venire la pelle d'oca a comando. Non è vero. 0,5% riesce a fare sta roba. Aspetta. Ma a comando vuol dire... cioè, se io mi stimolo da solo, cioè penso a una roba che mi fa venire i brividi, non è la stessa roba. Cioè proprio devi sentire... Pensa a una cosa che ti fa venire i brividi? No, niente. No, non va, succede. Non va. Riesci a... E non vi dirò cosa ho pensato. Cosa hai pensato? Non ve lo dico. Me lo sono vecchio. Era esattamente questo. A qualcuno che ti parla solo... ah, è vero, perché ti ascolti le cose all'orecchio. Quanti di voi si ascoltano gli ASMR? No, robe tipo porno, cioè... cioè ASMR. No, perché... beh, ci sono quelli dove ti sleccazzano, eccetera. Ma me li ascolto prima di andare a dormire. Quindi in altri momenti. Cioè, hanno il microfono a forma di orecchio e ci sono queste qua che ti leccano l'orecchio. E a te piace? E con delle cuffie... non me lo ascolti prima di andare a dormire. Quando? Non me lo ascolto. Amo. Abbiamo finito questa lista. No, sì. A te piacciono gli ASMR? No. Li hai mai guardati? Solo quelli dove tagliano i capelli. E cosa, che suoni ti piacciono? La macchinetta. Infatti a me piace un sacco andare al parrucchiere, non è il mio posto preferito. Dormi? No, però rischio, sono molto vero? Stanco. Vero, ok, anche a me succede. Sì, quei suoni, quindi... quei suoni blu. Chiudiamo sto video di merda, per favore. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale. E come ogni domenica, esce un video a mezzogiorno, l'una, alle due, dipende da... mezzogiorno e 45, quando... di solito. Mezzogiorno e 45, dipende da quando Thomas fa la copertina. Mezzogiorno e 45. Mezzogiorno e 45, basta. Come si fa poi, da tanto che non lo faccio? Commentate scrivendoci se fate parte delle categorie che abbiamo citato nel video, quindi se sapete fare queste cose. Se non le sapete fare, provate e fate una storia su Insta taggandoci. Distruggete il tasto dei mi piace, condividete questo video con qualcuno che sa o fare il trifoglio con la lingua, o leccarsi il naso con la lingua, o... qual era l'altro? Sì, leccarsi il gomito, e ci vediamo la prossima domenica con Capiamo Show.